Allora, intanto buongiorno a tutti e buon anno specialmente. Allora, devo purtroppo utilizzare questo strumento, questo canale anche un po' per difendermi da tutto quanto sta circolando sui social network, anche un po' di denigratorio nei nostri confronti, per quanto accaduto ieri presso lo Splendido Bay, l'hotel che gestisco a Padenga sul Garda. Allora, l'hotel innanzitutto è un'attività che può rimanere aperta. Essendo che chi viene in hotel non è a casa, deve garantire un servizio anche di cucina negli alloggiati e quindi gli hotel possono fare ristorazione. La giornata di ieri, per evitare diciamo situazioni di assembramento o quant'altro, è stata vietata la possibilità di fare la cena anche negli alberghi se non in camera. La nostra struttura è un resort che si sviluppa specialmente nel parco, quindi una struttura diciamo estiva dove portare da mangiare in tutte le camere nel parco è una cosa quasi impossibile perché poi si raffredderebbero i piatti e quant'altro, eccetera. Allora abbiamo organizzato un pranzo con un menù degustazione, diciamo di un certo tipo, con varie portate, anche per intrattenere i clienti e dargli, diciamo, cibo sufficiente affinché poi la sera si potevano accontentare di un piatto freddo in camera, che così è andata. Detto questo prodotto, essendo che c'è tutto chiuso e tutti i locali sono chiusi, è stato, diciamo, molto gradito da parte del mercato e l'hotel ha avuto parecchie prenotazioni, specialmente da un passaparola generato da un target di ragazzi giovani, i quali si sono poi ritrovati all'interno della struttura. E fin lì siamo tutto nella piena legalità. Quello che è successo ieri è successo che poi ovviamente un bicchiere tira l'altro, è comunque il 31 di dicembre, c'è stato diciamo qualche atteggiamento un po' libertino da parte di alcuni clienti che veniva tempestivamente diciamo limitato grazie al fatto che abbiamo anche assunto due agenti di sicurezza esterni proprio per la tutela di queste regole. A tutti è stata chiesta la temperatura all'entrata, abbiamo fatto firmare l'autodichiarazione che non erano affetti da Covid, che non avevano avuto, insomma, tutte le varie, di più di quanto fossimo stati obbligati a fare. I clienti che erano a mangiare erano tutti regolarmente registrati in camera e quindi fin lì tutto a posto. Abbiamo avuto ovviamente anche l'idea, forse sbagliato, forse viene fraintesa, di mettere sui tavoli un avviso di evitare i social network perché i video e le storie sui social in un contesto alberghiero 5 stelle dove ci sono persone che non hanno magari piacere essere diciamo notate o essere diciamo registrate da altre persone ci sembrava buona cosa, ma anche per non alimentare quella normale e naturale invidia di tutto il settore del quale sono anch'io vittima perché ho dei ristoranti chiusi, l'acquariva e quant'altro. Nel far vedere che noi facevamo comunque ristorazione all'interno di un hotel, perché chi è chiuso e non può fare niente, vede sicuramente con un po' di invidia e anche con un po' di rammarico il collega che può fare qualcosa. Il problema è che la nostra è un'attività che, in quanto non chiusa obbligatoriamente dallo Stato, ci vengono date delle briciole come sostento da parte dello Stato e quindi siamo obbligati a studiarle tutte cercando di organizzare last minute perché poi le cose cambiano veramente di giorno in giorno per poter stare in piedi, se no falliamo, chiudiamo e noi lasciamo a casa e abbiamo 200 persone che lavorano per la nostra azienda. Io mi sento responsabile anche di tutelare il reddito di queste persone. Lo Stato purtroppo non ce la fa, forse perché non ha i soldi o forse perché non vuole farlo, ma non ci dà sufficiente garanzia di poter tenere chiuso e di poter riaprire. Questo è, se avrò sbagliato qualcosa me ne prendo le mie responsabilità. Voglio anche precisare che durante la giornata sono venuti ben tre controlli di carabinieri e polizia a verificare che tutto fosse nel limite del possibile rispettato e non ci hanno fatto nessun verbale, tantomeno ieri, e magari se ne dovranno inventare uno oggi per giustificare tutte queste, diciamo, video, post e infangamenti che ci sono stati, diciamo, addebitati. Tutto qui, lì si cerca di lavorare per stare in piedi, non siamo né dei delinquenti né degli approfittatori. Quanto abbiamo fatto ieri non serve per ingrassare nessun portafoglio, ma per sopravvivere.
per sopravvivere. Alle 2 ci sarà anche una mia smentita su Rai 3, Regione, e questa sera su Teletutto, perché sono stato intervistato e anche i giornalisti hanno capito la situazione e mi hanno dato una pacca sulla spalla per dire ti capiamo, però purtroppo questi social tanto fanno bene da una parte quanto possono essere, diciamo, un prodotto diciamo pericoloso dall'altra. Chi mi conosce sa benissimo che persona sono, che tipo di etica abbiamo aziendale, e sicuramente capirà. Chi non mi conosce, che ha visto solamente il peggio di questi post che hanno fatto trascendere solamente un trash del genere, spero che le mie parole e il mio sguardo li possa far ricredere da quanto possono aver capito o percepito da tutti i fatti. Io vi auguro comunque una buona giornata, da Ivan siamo qua, chi si vuole confrontare con me può farlo, però vi prego, capite che siamo persone che hanno delle attività che devono cercare di sopravvivere. Ciao a tutti, buon anno.